gioco, però la live da mo che sta andando avanti. Continua. C'è buon scuba, forse era anche il signor Yuri dopo cena. Mannaggia Dai, dai. proprio. Ok. Non ha funzionato OBS. Ah, mi dispiace, Pep. Cioè, Sento. ogni tanto mi prende. Un consiglio che posso dare è che delle volte lo devi magari aprire come amministratore e OBS si riacchiappa. A me delle volte 13 gradi, funziona. qua ha fatto un vento che stavo gelando, però non 13 gradi sicuramente. Adesso fa di nuovo caldo, Ma tra sto l'altro. mega caricamento, mai visto in questo gioco? Ah, non me lo stai streamando? Stavo vedendo da. Arriverà, Senza tranquillo. andare. Ok. Diceva che tipo dobbiamo pulire per terra, rifiuti sul pavimento, perfetto. Allora, prima di risolvere il caso dobbiamo pulire l'agenzia investigativa. Ah, è vero. E streamami il gioco che non lo Ah. vedo, se no lo vedo in ritardo. Allora, un attimo solo, pensavo l'avevo già fatto. Go live. Comunque non mi aspettavo che i pacificatori ci seguissero anche solo se usciamo per una passeggiata. Ormai è pericoloso anche solo uscire. Ah, che ci sono venuto a fare qui? Abbiamo pulito per terra. Oh, magari fosse così facile. Infatti. Che dice qua? No, c'è un punto interrogativo, non mi fa fare nulla. Ah, c'è il tizio qui che Ah, c'è lui. dorme nel. Lo sentite bene, Scuba, tu mette le cuffie? Bla 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 10 bla minuti dalla bla. Svizzera, secondo me. Vai. Faccio io. Oh, scusa. Ti sono tra i piedi mentre pulisci. Ok. Non so cosa Ok, ne pensino dice. gli altri, ma io sono d'accordo sul ritornarci nell'ufficio. Sono le civiltà davvero evolute quelle che riescono a svilupparsi in modo da permettere l'immobilità. Allora, per quanti non lo sanno, sono qui la prima volta in questo gioco. Siamo un'agenzia di detective. Il nostro protagonista è un aspirante detective che ha perso la memoria e dobbiamo, penso, ricostruirla entro fine gioco. E ci sono dei casi da risolvere, poi c'è un macro caso che piano piano si sta sviluppando. Da qui è nata l'espressione detective in poltrona. La distanza fisica è irrilevante nella ricerca della verità. Ok. È uscito a giugno questo gioco. A dire il vero, c'è il rischio che le interferenze esterne possano distorcere la verità in modi inaspettati. Ok, Dico ma che sta di bene? questo? Sì, vai, hai Di che ragione te. sta a fare lo sprolocchio? Ah. Ancora non si muove, vive di essere proprio pigro. Chissà che potere c'ha questo qui. Ah, ogni detective c'ha un potere, eh? Tutti i detective, tranne il capo. Il capo Un non ce l'ha. forte volevi Il dire, forte, sì, si scusa. chiama forte qui il potere. Libri sparsi. Casino. Ah, Ah, dobbiamo ecco, togliere qua. sta pulendo tutto. Bene, un po' di ordine, insomma. Maghi. Vai. Che noia, non ci sono corpi decapitati o roba simile da queste parti? Questo è una dea della morte che ci ha posseduto perché non sappiamo ancora perché. All'inizio del gioco ci siamo ritrovati senza memoria e con questa che ci rincorre e ci aiuta nel risolvere i casi. Quindi un'altra cosa da scoprire è perché abbiamo perso la memoria e perché abbiamo fatto un patto con questa. Non dire queste cose. Lo sai che in questa città sarebbe pure possibile? Questo posto brulica di misteri, eppure tu sei qui a pulire! Ah, che assurdità! Se avessi saputo che andava a finire così, avrei quasi preferito starmene a dormire nel libro! Nel libro? Il libro della morte! Oh, probabilmente non te lo ricordi. Ehi, padrone, c'è almeno una cosa che ti ricordi? Vorrei poterti dire sì. Cos'è il libro della morte? Comunque mi sa che mi devo mettere le cuffie perché non sento l'audio del gioco, purtroppo è un po' basso. No, Quindi metto le cuffie un attimo solo. Tornato al però volo, hai soffrire fatto un saluto velocissimo, caldo. Disc, hai fatto. Hai salutato Senku. Dice che questo gioco siamo degli investigatori, Raincode, e facciamo L'ho parte di detto fin tanto. un'agenzia. Mentre non c'eri, ho detto tu, spiega tu intanto che dico le cose. Ottimo.
Facciamo parte di un'agenzia di investigazione, ma non ci ricordiamo il perché siamo lì e nemmeno in realtà perché siamo detective. Senti, o stessi siamo detective. Sì, io ti non sento, ti io sento, ti sento. Però, tu mi senti? Io ti sento, tu mi senti. Quasi, ogni ora detective sì. ha un forte e noi invece del forte abbiamo, siamo posseduti o comunque abbiamo fatto un patto con questa Shinigami, dea della morte, e siamo al secondo caso da risolvere. Il primo caso è stato l'uomo chiodo e l'abbiamo inchiodato. Non so, sì. e adesso siamo qui a pulire l'ufficio. No, sì. Prima del prossimo caso. È il libro in cui la sottoscritta era imprigionata. Allora, un attimo solo che non sento, non mi arriva l'audio. Come devo fare, no? Devo arrivare alle cuffie. Investigazione, sì. È molto di investigazione. Ci stanno anche degli elementi di, cioè, a un certo punto combatti, ma non contro dei nemici veri e propri, ma vedrai. Poi ci stanno i video di Taro su YouTube, dove ci sta magari le parti di azione del gioco, le parti investigative, le parti in cui devi collegare i puntini e far tornare le cose. C'ha vari elementi questo gioco differenti. Niente, non riesco a sentire l'audio del gioco, non so perché. questa musichetta chill così carina. Ti devo ricondividere, vero, lo schermo? No, ci sto ancora. Ok, No, no, la sento, la sento. vabbè. Andiamo avanti. Quando l'hai trovato, era custodito nella cripta dei libri dell'OMD. Buonasera, Sommo, come stai, caro? Buonasera, Sommo. Non ti ricorda nulla? No, perché l'Organizzazione Mondiale dei Detective dovrebbe custodire un libro tanto pericoloso? Pericoloso. Guarda che sono sempre i detective quelli che bramano il mio potere. Nanichiro, dopotutto ho l'accesso alla verità. Anche se per ottenerla bisogna prima conquistare il labirinto dei misteri. Shinigami, mi aver seguitato altri detective prima di me? Questa è una bella domanda. Ah? Sei il classico tipo geloso degli ex fidanzati? Non sono geloso, sono solo curioso. Ho trovato il libro della morte per caso o lo stavo cercando perché volevo il suo potere? E nel secondo caso, perché non ho lasciato un biglietto prima di perdere la memoria? Visto che muori dalla voglia di saperlo, ti dirò come sono andate le cose, padrone. Vediamo un po'. Il nostro incontro è stato frutto di un miracolo. Un vero miracolo. Noi due siamo legati dal destino e il nostro legame va alimentato per l'eternità. Addirittura. Ma che cosa? Mancano ancora tutti questi posti, cioè. Qui. Ah, forse è fuori, Ah. Ah, devi fare il letto e la scrivania. Non credo che questi mozziconi di sigaretta fossero già qui. Il capo Yaku sta per caso fumando di nascosto? La prossima volta che lo vedo glielo chiedo. Sta qua accanto. Sta. Che è la voce del gioco. Oh, grazie, Disc. Fai tu? Faccio io. Oh no! Cos'è successo, capo? Ero così impegnato a seminare i pacificatori che mi sono dimenticato di comprare da mangiare. Non dureremo mezza giornata così nel fiume. Non riesco a pensare lucidamente senza cibo nello stomaco. Perché ricordiamo che stiamo dentro un sottomarino, praticamente, alla nostra agenzia. Ugh, mi gira la testa dalla fame. Mamma mia, così all'improvviso. Mi sento svenire. Mi sembra un tantino esagerato. Non ho scelta, Yuma. Ho una missione speciale da affidarti. Vai a comprare il cibo. Questa è la missione più importante da che è stata istituita l'agenzia investigativa notturna. Ma non avevi detto che è pericoloso uscire? Io non ho modo di proteggermi come Alara o Desuico. Non c'ho il potere. Bah, andrà tutto bene. Compra due cosette e torna subito indietro. Ti prego, ho bisogno di quei ravioli di carne che vendono nel distretto di Kamasaki.
Anche il distretto di Gim era pieno di carne, ma quelli di Kamasaki costano meno e sono molto più buoni. Sei proprio un egoista, capo. Tempismo perfetto! Andiamocene da questa topaia! Voglio vedere qualche bel cadavere! Speriamo che qualcuno sia uscito di testa e sia andato in giro ad ammazzare! Così. Aspetta, sto provando a metterlo. Niente, non ci riesco. Ok. Ma basta, qui ognuno pensa solo a sé. D'accordo, va bene, vado a comprare qualcosa da mangiare. Ma non te la prendere con me se finisco nei guai. Che scrivono qua? Ma sì, lo vede solo lui lo Shinigami. Ah, è arrivato Scuba. Adesso sentite bene? Scusa, Fritti, stavo urlando tanto. No, mi sa che sto a fare delle prove. No, so io sto a fare delle prove con l'audio. Mi sa che la tia è partito, diciamo. Adesso sentite bene? È un profilo basso, capito? Ok. Allora, un attimo solo, provo un'altra cosa. No, non era questa. Niente. Blocca volume, proprietà. Sto tentando di sentire sul mio. No. Niente. Lasciamo aperto. Forte e chiaro. Basta se sentite voi. Allora. Siamo pronti. Dai. Non smetto più. Deve andare a comprare il cibo, ora succederà sicuramente qualcosa nel... Le opzioni sono due, o è tipo sarà la live delle missioni stupide, no, o succederà qualcosa, sì, di... Dovrò curarmi di rabbia di carne nel distretto di Kamasaki. No, è solo una scusa per far partire il plot del caso, sicuro. Spero solo che i pacificatori non mi trovino, perché loro sono braccati dai pacificatori che non li vogliono in giro a risolvere casi. Ok. Perché non facciamo finta che la spazzatura lì sia nel mio... Mi rilassa un botto poi la musichetta di questo gioco. Sono contento che tu la senti la musichetta di questo gioco. Se vuoi te la posso fare nel mentre? Aspetta, mi tolgo le cuffie e non sentivo un minimo sentito senza cuffie. Peggio Scuba. Ok. Scuba, ma non ti sento più, un attimo solo. Default. Altoparlanti. Mi senti? Ok. Ti sento. Okay. Ti sento forte e chiaro. Ok. Taro. Forte e chiaro. Chiaro, forte e chiaro. Andiamo avanti. Andiamo a comprare quelle voglie di carne, padrone. Penso di andare di qua. Penso. Stando alla mappa vedo un punto interrogativo, punto esclamativo in basso, quindi. Si sente lontano Scuba? Aspetta, non attimo. Fare niente, Taro, non fare niente. No, è colpa mia, aspetta. Ah, ok, perché io posso alzare il mio microfono? No, colpa mia, aspetta. Annullo Discord e lo riapro, aspetta un attimo. Perché ho fatto una prova, raga, scusate. Ora lo risentirete sicuro. Aspettate. Parla ora, okay. Scuba è qui. Scuba operativo. Grazie Momo per il feedback, ora sì. Grazie, Momo. Dai, siamo pronti, dai, non faccio più cambiamenti di sorta. Adesso sento anche un po'. Non siamo pronti perché devi rimettere la live di... Ho detto che siamo pronti. Condividi schermo a Scuba. Vai, tiè. Siamo pronti adesso. Ora siamo. Allora, qui ci sta il ravioli di carne. C'è uno stand di ravioli di carne e non ci sono clienti in fila al momento. Dovrei approfittarne. Non pensi a te, padrone? Perché non ti compri qualcosa? In effetti ho un po' di fame. Dovrei mangiare qualcosa. Ok. Succede? Comunque, padrone, sono sicura che te ne sei già accorto, visto che sei un apprendista detective molto capace. Aia. Ma c'è qualcuno che ti sta osservando, nascosto nell'ombra.
Oddio. Bene, bene, Beppe. Stai investigando. Non voltarti o ti farai scoprire sei proprio un imbranato, stupido, dilettante, lurido, umano! Mannaggia. Lurido. È uno dei pacificatori? Qualcosa non torna. Sta sgattaiolando qua e là senza sosta. Un pacificatore sarebbe molto più Mi diretto. sembra una donna dalla silhouette. Ciao Alepre, mi fate un esso al caro Alepre, per favore. Ciao Come stai? Che Ale! cosa indossa? Tutto vuole sapere. Vediamo, Madonna, una donna. un impermeabile, un cappuccio sulla testa. Non mi pare che sia la divisa dell'Amaterasu Forse è Corporation. qualcuno della scuola che vuole che investighiamo. Se non si tratta di loro, allora chi è? Cerchiamo di scoprirlo. Come? Ascolta, padrone, ho pensato a un piano infallibile. Vediamo. Piano? Quale piano? Io la chiamo Operazione Cattura lo Stalker. Lo Stalker. Nasconditi e scova chi ti sta pedinando. Ti darò dei consigli lungo la strada, quindi rilassati e goditi il viaggio. Intanto andiamo nella zona sotterranea. Perciò Carlos, sì. L'organizzazione 13, esatto. Pure qua, È organizzazione vero. 13. Perché non corre? Va piano, che c'ha paura. Ah, perché sennò lo capisce che lo sta Così. seminando. Ok, andiamo di sotto. Andiamo, 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 andiamo. Ok. Poi ci seguirà, giusto? Eccolo, eccolo. Sì, Si vede lo stalker. Continua, padrone, continua. Sono Mazzo Sande. Oddio, pure quick time event. Quindi? No, era uno che passava. Strana sta cosa. Perché questo quick time event è sospettissimo? Ti stanno pedinando di nuovo, proprio come pensavo. Continua a camminare, padrone. Senti che idee? Cammina poi in modo così poco sospetto. Neve. Questa bambina gioca nei fogni, lasciamo questo. Mamma mia, io a malapena so i tasti. Onii-chan. Ci stanno abituando ai quick time event perché succederà qualcosa. Sei in nascondiglio. Quando ti faccio segno che lo stalker è vicino, lo catturerai, padrone. Eccolo. Attenzione, stalker, si avvicina. Tanto non vede il fantasmino, per quello ci sta andando addosso. Ora! Che deve fare? Oh! Ti ho beccato, chi sei? Mostrati! Mi hai beccata? Ma Ah! non mi sorprende. Caspita! Mi dispiace averti seguito di nascosto. Aspettarmi, se non è più un Mi mistero. chiamo Kumo e Wendy e frequento l'istituto Ateria. Ecco, il caso inizia. Questa ci vuole Scusa, ma quella è la divisa assumere. organizzazione. Ero un attimino. Non lo sapevo. Non puoi capire Vabbè. come sono felice. Sto parlando con un vero master detective in carne e ossa. Ma era otto, la più bassi noi. Sì, Oh, ma ci stanno quattro amici. ciao, quattro amici. Guarda, è tutta piatta e spigolosa. No. Godscimming della Shinigami. Posso stringerti la Lo mano? stai già facendo. Ah, hai ragione. Scusa, mi dispiace, scusa.
Mi sono davvero emozionata al pensiero che sto stringendo la mano a un master detective dell'OMD. A dire il vero, sono solo un apprendista. Perché stai arrossendo? Ah, pari tuoi, assistere a queste insignificanti conversazioni mi sta rincretinendo ogni minuto che passa. Continuate a riempirvi la testa di sciocchezze prive di senso. Mi dispiace di averti spiato. Ha litigato pure la canzoncina, quattro amici live, non potevo cantarla, stavano in dialogo qui. L'ha catturato, Disc, ha catturato, lei ha preso la mano e sono diventati grandi amici, come i quattro amici in live. Ho sempre avuto una grande ammirazione per i detective e sono una gran fan dell'OMD. Questa secondo me è la cattiva, l'assassina. Sono deluso. Detective Taro. Taro. Ogni mistero per Taro non è più rimane mistaro. Un mistero. Non è più un mistaro anche. Un mistaro. Grande. Naturalmente. Vi occupate dei casi risolti, siete i detective migliori del non mondo e aiutate quelli... le persone nel momento del bisogno. Un giorno capirà Ozora che non sono quelli punti che i punti che hanno delle bandierine. Devi fare punto e scadere o punti. E dobbiamo vedere poi quanto ce n'è veramente, perché sono rimasti vuoti, cioè sono rimasti pochi. Allora. Per me i detective sono i padroni, i paladini della giustizia. I padroni della giustizia. Ok, che delusione. Ciao quattro amici in live! Oh, scusa, non faccio che praterare. Quanti punti ci avete quattro amici in live? Guarda un po' col punto esclamativo punti. Appena ho riconosciuto la tua divisa mi sono emozionata di vedere un master detective. Hai visto, sì. Alto doppiaggio. Ciao Zora! Ma non ho avuto il coraggio di venire a parlarti. Ero troppo nervosa e insicura. Perciò ho iniziato a seguirti e ho finito col comportarmi come uno stalker. Sono mortificata. No, 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 Zora. Cosa dici? Cosa dici? Non fa niente, è stato solo di un malinteso. Comunque voi, Master Detective, siete davvero formidabili. Nonostante il mio fare furtivo, mi hai beccata in un secondo. Il fantasma, diciamo. In realtà non ho fatto niente di che, anche se indosso la divisa dell'OMD, sono solo un... Oh, non fare il modesto. Cosa ci fa occhi un Master Detective qui a Kanaiwa? Occhi luccicanti, addirittura. Oh! Attenzione, King Bob! Non lo conosco. Grazie, grazie per il follow, Ting un Bob, non ti seguo pure io. Mi fate l'SO a Ting un Bob? Benvenuto. Ah, c'è stato Fisis in mezzo, anche Sylph, bene. Seguo subito Ting un Bob, grazie per il follow, caro. Che stavate facendo? Retro, che gioco retro state facendo? Io invece sto facendo un gioco nuovo. Grazie Sylph, andate a seguire, fate un SO anche a Sylph, per favore. Ma che bello, sì, grazie. Griffon on Twitch, benvenuti. Io sto facendo una visual novel investigativa, uscita a giugno, dai creatori di Danganronpa, non so se conosci della serie. Non c'entri tu niente, tu Faces, ok. Stavi anche lì, però. Ringraziamo il buon Sylph. Porta la console intera, in che senso? Che senso porta la console intera? Grazie moderatori, grazie a tutti i miei guest, che sto facendo. Mi è scammato la canzone, quale? Mega Drive, è una console intera, che intendete? Io sto qui in vocale con il buon Scuba Show, che vi consiglio di seguire. Volevo dire che la tizia con gli occhi a stella però è uscita Danganronpa, perché sono gli stessi creatori di Danganronpa, mi parte l'alert. Griffon, sono i creatori di Danganronpa, è il loro gioco, per quello è uscita Danganronpa. Complimenti che conosci Danganronpa. Tutto a portata, roba di uno shinobi, ti vengo a seguire volentieri, caro Tringum, quando sei in mano. Si dice che sto facendo una tarotona, sto al terzo e ultimo gioco della mia maratona piccolina. Come il Bob, Bob. Sì, mi ha detto, sì. Mi ha detto. Non so se Griffon ha sentito che dicevo.
1000 followini. Ah, si è dato 1000 followini grazie a noi? Ah, bello! Sono contento. Fan della saga, anzi, è stato un motivo. Sì, Griffon. Spero che non vorrei farti spoilerare, però veramente, è un valido titolo, però Danganronpa sta, diciamo, un gradino sopra, secondo me, rispetto a, almeno quello che ho visto finora. Però è un bel titolo anche questo. Scuba si sta divertendo. E magari un giorno lo porterò Danganronpa magari in live, visto che ci sono diversi fan nascosti, tra cui buon Griffon. Invece Disc schiede a Tiltaro, nessuno sa la verità, ma Taro scoprirà inventarando con Taria. Ma che sta scrivendo? Scoprirà. Ma è la canzone da T-Con, Disc, la stai modificando. Grazie Ceci. Ossia, un caso sulla città. Sulla città? Sto investigando sul segreto assoluto di Kanai World, che è il macro caso di questo gioco. Detective lingua lunga, non dovresti parlare della tua missione. Non sembrava. Disc. Non sto rivelando nulla, ragazze, vi è qui, giusto? Magari sa qualcosa. Ho pensato che, visto che ci sono, posso chiederle informazioni. Qualche domanda non guasta. Ma cosa vuoi che sappia questa zucca vuota? Grazie a te, Tingum, per lo drive. Segreto assoluto di Kanai World. Intendi forse... Esclusiva Switch, sì. La ricerca segreta che sta conducendo la Amaterasu Corporation. Fa tutto questo. Eh? Sei forse qualcosa? Dannati. Puoi recuperarlo da me nel mio canale YouTube, se vuoi. Più che altro sono dicerie. Un attimo, non ti rendi conto di parlare così e ti rivolge ad esempio un amico, un parente, e arriva una chiamata a casa e ti chiama. Sì. No, ma io sono così nella vita, cioè ogni 5 minuti mi esce una voce diversa. Bene. Per dire cose diverse. Ti fa di parlarmene, qualsiasi informazione potrebbe tornarmi utile. Ah, certo, con molto piacere. Qualsiasi cosa pur di aiutare un Master Detective. Ma... Ok, che è successo? Sei incupita? Che c'è? Non vorrei sembrarti invadente, ma avrei da chiederti un favore in cambio. Ecco. Un favore? Che tipo di favore? Ho una richiesta formale per te, detective. È una cosa che ho bisogno di scoprire a tutti i costi. Cosa c'è? So che ingaggiare un master detective costa molto e forse è presuntuoso da parte mia proporre uno scambio, ma posso darti questa informazione al posto di soldi? Speriamo sia buona informazione. Come? Sta cercando di negoziare con un detective? Questa piccola impertinente ha bisogno di una bella. Sta tipo facendo così con le nocche, no? Truc, truc. Sì. Mi servirebbe il tuo aiuto nella mia indagine, se deciderai di aiutarmi. Ma che dici, Zora? Siamo moltitudine, sono in molti dentro di me, no? Mamma mia, no. No, non sono matto. No. Allora, in cambio ti dirò. Vai. Sì, no, è tuo. In cambio ti dirò tutto ciò che so sul segreto assoluto di Kanai World. Inclusa la ricerca segreta della Amaterasu Corporation. Sta conducendo all'oscuro di tutti. Ma guarda, come fa a sapere tutte queste cose? Questa? È un po' troppo conveniente che abbiamo beccato a questa che sa tutto. Che dovrei fare? Il capo Yagu mi ha detto di tenere un profilo basso. Non dirmi che hai intenzione di accettare un incarico da Miss Piatta come una tavola. Sta cercando di negoziare con te come se fossi un pezzo grosso, ma sono sicura che non sa nulla. Però cosa sa? Sarà anche vero, ma... Sempre sfrontata. Sfrontata, madonna. Ma voglio davvero scoprire la verità. Mi daresti almeno la possibilità di spiegarti, per favore? Body shaming, esatto. No, lo shaming è vero. Certo, quantomeno vuoi sentire cosa hai da dire. Sì. Non ci sta su Steam, è solo Switch, Ozora. Però
Grazie. Ehi, ma che hai in testa? Non abbiamo tempo da perdere con questa mocciosa. Che male c'è a parlare un attimo? Se ne guai, mi farebbe piacere aiutarla. Non so se i detective sono i paladini della giustizia, come ha detto, ma non voglio rovinare l'idea che ha di noi. Sì, infatti. Ma sei solo un apprendista e pensi di rappresentare la categoria dei detective? Ma lei avrebbe trovato un altro problema, probabilmente. Non sei in grado di cavartela da solo quando sei nei guai e pensi di rappresentare tutti i detective? Sei un perbene. Ma non è vero. Pensi di rappresentare tutti i detective? Ma sei piatta come una tavola, non è vero. Non lo fisso così tanto. Così tanto. Lui in difficoltà. Okay. Oddio, che succede? Che c'è? Va tutto bene? Guarda che le stai fissando il seno! Che razza di potere sarebbe? Oh, scusa, va tutto bene. Ecco, pure battito cardiaco. Va bene. Il battito cardiaco è aumentato. Non mi sentivo così nervosa da quando... Ma li tiene i corsi, Scuba? C'ho bisogno di seguirli. Li tiene proprio i corsi di doppiaggio? No. Sei stato inseguito da pacificatori. Vedi. Doppiaggio no, però teatro sì, un po' di dizione facciamo, anche se la mia non è la perfezione. Ci divertiamo. Quanto umiltà. Esatto, Shinigami. È imbarazzante, non vale neanche la pena raccontarla. Di, mamma fa preziosa. Ciao, oh, mamma, bentornata. E lei sta in America Centrale, non mi ricordo dopo che era ricordami dove stai in America Centrale e mi ha seguito da Baldur's Gate. Come stai, cara? Ah, bello, bravo. In realtà non mi interessava il gioco, mi sono seguito e basta. Ho trovato. Carino. Ti piacciono i visual novel? Cos'è successo? Se non ti spiace, verresti alla scuola con me. È più facile da spiegare se puoi dare un'occhiata tu stesso. Stiamo per risolvere un caso qui. Tutto bene. È solo 10 minuti di autobus da qui, ti va bene? Beh, se sono solo 10 minuti, nessun problema. Andiamo. Ah, grazie mille, da questa parte. Accidenti, basta che una liceale sbatta le ciglia e non sai dire di no. Non è per quello. E poi ricordi quello che mi dici sempre? Che è da patetici abbandonare un caso. Non voglio sembrare patetico. A chi? A quella racchia dal seno piatto? È un affatto brutta. Attenzione, è un affatto brutta. Ma la Shinigami si offende. Come ti pare, ma non contare su di me. Perché sei così arrabbiata? Dio merto, non userò i miei poteri per aiutarti a soddisfare le tue scene fantasie. Non so cosa voglia da te, ma te la dovrai cavare da solo. Va bene, non c'è bisogno di ripeterlo, me ne occuperò io. Sì, sono certa che verrai per il mio aiuto, in me che non si dica. È una femmina. Vai pure a giocare al detective con la racchia dal seno piatto finché puoi. Anche Ozora ha fatto un periodo di teatro, dice. Qual è il tuo problema? Ma sei detective, c'è qualcosa che non va da questa parte? Sì, è gelosa, Arrivo! Andiamo senza di lei, quindi, senza Shinigami. Niente, sto in mare, non le dieta, passa il tempo a chiamare una... bello, il teatro è sempre bello in molte delle sue forme, perché in tutte poi magari uno non gli piacciono. Che dici, ma che ci racconti? Che lei sta stando in America, ti si è appena svegliata, forse. L'altra volta ha detto buonanotte di mattina. L'America che vive in America? O in America, America, sì, in America. Bello, dove? Esatto. In bus ci metteremo pochissimo. Lei è un po' sospetta, però. Dov'è la tua scuola, Kurumi? Ma una sospetta dovrebbe chiamare il detective. Lassù, mamma mia. La scuola che frequento è in cima a quella montagna. Buona lezione, allora. Facciamo compagnia fino alla lezione. Non so che ci fosse una scuola lassù. È arrivato l'autobus. Andiamo.
È la tua ultima possibilità per tirarti indietro. Quella racchia dal seno piatto ti sta usando, padrone. Con Scoob, purtroppo non può mettere il video oggi. Un altro stream. Se vuoi, puoi seguirla. Se puoi seguirlo, Home. Sta nel titolo. Ciao, c'è scritto quelli del magma e Scuba Show. Lui è Scuba. Ciao, di dove sei? Di dove sei in America? Era tipo. No, Santo Domingo. Un'altra. Un'altra ancora. Dimmene una. Ah, America, no, Cuba. O no, Stati Cuba. Uniti, un altro. America. No, America Centrale. America Centrale. Non mi ricordo la. America Centrale, è la nazione. Grazie, grazie. Andate a seguire il buon Scuba, per favore. Grazie, ragazzi, grazie, Daru. No. A tavola, Scuba, ma cosa ho fatto di buono? Scuba, sono 7 in via. A luna del pomeriggio. 118, chiamate il 118. No. Buonasera, chi se lo merita? Siamo sul lato, sto tentando. Come stai, Rob? Come sei cocciuto? Sono le 9 di sera adesso. Quindi 8 ore avanti qua stiamo. Disca se lo merita. Quante cose posso leggere? Stiamo andando alla scuola della tizia a vedere cosa è successo. Dico, non potrebbe essere l'assassina perché. Cioè, nel senso che ci viene a cercare l'assassina. Grazie, Rob. No, grazie. No. Non intendevo te, stavo leggendo. Questo è l'istituto Eitreia. Eitreia. Oh, scuola per sei ragazze, sembra molto carina. Ah, ma che vuoi dire? Mi servirebbe il tuo aiuto per un fatto che è accaduto a scuola 6 mesi fa. Ma si presto. Ok, già non è più convinto. Ricordiamo Lazio 0 punti. Sì, ricordiamolo, è importante. Questa sta qua. No? Sì, è venuta, infatti. Cosa deve fare? Aiko, la mia migliore amica, era una persona davvero dolce. Dolce e gentile, era amata da tutti. Un giorno l'hanno trovata a terra dietro la scuola. Ma stava sanguinando dalla testa ed era già morta quando l'hanno trovata. Quando arriva Rob, arriva sempre alla scoperta del cadavere. O quando c'è sta il cadavere, Rob. C'è un'abilità. Streama, Scuba Show. Sì. Ma l'hai già seguito. Oh no, nice, ragazza, sì. Settembre riprendiamo tutta la programmazione piena. Poco dopo hanno trovato le sue scarpe sul tetto della scuola. I pacificatori e gli insegnanti hanno stabilito che si trattava di suicidio e che si era buttata dal tetto. Baldur's Gate, ultimamente. Adesso Baldur's Gate, però a settembre riprendo con i libri game, visto esatto. Che mi piace leggere. Bello, libri game, bello. È roba il colpevole, infatti. Sempre, ma non l'avrebbe mai fatto. Avevamo deciso di guardare un film insieme appena avremmo avuto il giorno libero. Se non si tratta di suicidio, suicido significa che qualcuno ha fatto in modo che lo sembrasse. Hai idea di chi farebbe una cosa simile? Sì, penso che il club di teatro, oddio, no, eccolo, è Scuba il colpevole. Fatto. Twist. Il club di teatro? Sì, Aiko ne faceva parte. Il club di teatro è molto attivo nella nostra scuola. Organizzano spesso esibizioni dal vivo con il pubblico. Sta leggendo, già lo so. Grazie, Zora. Aiko era molto popolare, aveva tantissimi fan. Era molto talentuosa. Sì, dove andare a comprare il cibo, ma mi sa non arriverà mai. Muore di fame. Sì, il capo sarà l'omicidio. Il caso del capo morto di fame. Ci sarà poi. Ha avuto dei problemi con il club di teatro? All'interno del club c'è molta competizione. E Aiko mi diceva sempre che c'era molta tensione nel gruppo. Il ruolo di protagonista è sempre ambito da tutte. Ciao, Silf. Grazie ancora per aver guidato il raid qui. Ti ringrazio. Facciamo un altro SEO a Silf, per favore, andiamo a seguire. Ho avuto un problema con una ragazza?
Stai parlando con me o stai citando il No, gioco? no, Yuma, no. È il capomorto di Ma sì, fame. vabbè, non ci arrivo, sto a fare 5 ore di live, capisco le cose di... Che mi importa da scriblata, roba. No. Non sono più un canale che fa queste cose per attirare i follower. Giocare con i follower, pff, da pezzetti. No, vabbè, lo faremo, dai, lo faremo, non so quando, lo faremo. Anche un Fall Guys. Aiko era spesso scelta come protagonista. La situazione era molto dura per lei da affrontare. Oh no, non mi fraintende, non mi fraintendere. Aiko non si sarebbe mai suicidata solo per quello. Per cosa? Le brillavano gli occhi ogni volta che mi parlava di diventare un'attrice in futuro. Qualcuno avrà pensato di non poter essere la star finché ci sarebbe stata Aiko e l'ha fatta uscire di scena. Pensi sia stato ucciso da qualcuno del club di teatro? E perché proprio te? No, non voglio crederci, ma... A proposito, hai trovato un suo messaggio d'addio? Va bene, Rob. Non è stato lasciato nessun tipo di messaggio. I miei pacificatori l'hanno dichiarato un caso di suicidio. Perché è suicido con la senza la I? Perché è giapponese, Vabbè. suicidò. Suicido. No, ma può essere pure hanno fatto tipo trova e sostituisci. È andato dappertutto. Per le scarpe trovate ben allineate sul tetto. Hanno parlato con i membri del teatro e hanno chiuso il caso. Tutto qui. I pacificatori avevano fretta di rimuovere il corpo. Dicevano che si sarebbe decomposto subito con la pioggia. Sus. Vero? Non volevano che il caso attirasse troppa attenzione perché molte famiglie dell'Amaterasu mandano le loro figlie qui. È chiaro che l'abbiano dichiarato un Ah, suicidio. qui è scritto bene. Ah, fai bene. Per chiudere il caso il prima possibile. Vogliono che ciò che è successo a Aikido venga dimenticato. Beh, ma lì sta confabulando. I pacificatori stanno insabbiando il caso? Se fosse così, è ancora più probabile si sia trattato di omicidio. Non ho abbastanza informazioni per il momento. Non posso affrettarmi a conclusioni certe. Ozora, non mi discriminare il Buontaro, che il suo doppiaggio è No, ma perfetto. c'ha ragione, devo migliorare. No. Sì, a Scuba sì, possiamo andare No. a prendere. Come fa Scooby-Doo, ho capito. Un Nobel qua. Ti Premio prego, Nobel. cerca di scoprire la verità sulla morte di Gli ho Aiko. messo il follow a Scuba Disc, sì. Sì, mi basta il follow e qualche Infatti. chiacchierata quando passate. Se lo farai, ti darò tutte le informazioni che ho. Tutto ciò che so su Kanai World. Ti prego, aiutami. Devo scoprire la verità, costi quel che costi. È solo una studentessa delle superiori. Non credo abbia informazioni importanti. Sì, lo so, Lemis. Ma dopo aver sentito cosa è successo, non posso ignorarla. I pacificatori non hanno affatto indagato sul caso. Non posso permettere che la morte della sua amica venga occultata. Qualcuno deve occuparsene. Costi quel che costi, esatto. Lazio 0 punti, Sì, mamma mia. esatto. Se gli adulti che conosce non vogliono aiutarla, dovrebbero farlo almeno i detective. Altrimenti, i detective non hanno senso di esistere. Hai davvero intenzione di accettare questo incarico? Mi sembra una perdita di tempo. Ci abbiamo chiacchierato abbastanza, c'è ancora da chiacchierare. No, c'è ancora. Esatto. No, non è Beh, rumeno. era il ragionamento su. L'accettiamo, non l'accettiamo. Va bene, me ne occupo io. Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, te ne occupi di Taro. Cos'è il Consiglio di Stato? Davvero? Oh, grazie! Grazie infinite! Nessun problema. La pausa pranzo è finita. Sarà meglio che torni a Sarà lezione. meglio che compro il cibo al mio cavolo. Possiamo incontrarci di nuovo qui dopo la scuola per investigare insieme? Certo, va bene, insieme, mano nella mano. Ok, ora torno in classe. Oh, quasi dimenticavo una cosa importantissima. Se non ti dispiace.
Mi diresti come ti chiami? Ma lo vuole scrivere sul Death Note, lo so. Una cosa del genere. Oh, sono Yuma Koko, la testa di Coco. Yuma-san. Yuma-san. Ma sì, te lo vai? Sono molto felice di aver conosciuto finalmente un Master Detective, Yuma. E poi ce lo faremo, Zora. In realtà devo confessarti che non sono un Master Detective. Capo, sì. È convinta che tu sia un Master Detective. Cioè, proprio sentire telefonicamente, caro Zora, se vuoi ci dobbiamo sentire. Non la sto ingannando. Posso comunque risolvere il caso. Il risultato è lo stesso, anche se non sono un Master Detective. No, questo è ciò che si definisce arrampicarsi sugli specchi. Davvero pensi di poter risolvere un caso senza l'aiuto della sottoscritta? Esatto. Devi sapere che Roberto e Delux mi hanno fatto una chiamata su Telegram a luna di notte, che io stavo tentando di dormire. Ma dillo, non so. Ma mi puoi chiamare comunque? Chiamare, sì. E poi questa è una scuola per solo ragazze. Come pensi di poter condurre le indagini qui? Vedi, sei già un punto morto. Esattamente come la tua intera vita. Non concluderai molta di questo passo, eccetto far piangere quella racchia tanto da farla diventare ancora più racchia. Sì, così. Beh. Perché devi essere così cattiva? Dove l'ha preso il gelato? Ah, sì, lei, non so. Ha già fastidiato sto Jenga. No. Non è per quello. No, ma poi oggi so pure se fosse oggi sono impresentabile, okay. Lavoro tutto il giorno. Vabbè, lasciami solo, posso farcela senza il tuo aiuto. Puoi scommetterci che ti lascio solo? Il mio aiuto te lo scordi. Beh, spero che tu sia dannato. Ha ragione, sarà difficile indagare nella scuola, in un istituto per sole ragazze per giunta. Anche con l'aiuto di Kurumi dubito di poter ottenere il permesso di condurre delle indagini. La tua amica. Oh. Va bene, accetto tutto. Io non ho le pubblicità a disco, quindi stai entrando e uscendo dalle mie live, palesemente. Cioè, nessuna pubblicità. Hai visto Taro come è diventato un detective? Sì, io. All'Olimpia San Menaglio, cosa? Gelato. Inoltre l'incidente risale a 6 mesi fa. Non c'è più nulla sulla scena di crimine. Comunque è un ragazzo scuba. Non è una ragazza, in caso, in dubbio. Questo potrebbe essere opinabile, sì. Però per ora mi identifico come un ragazzo. Ah, sì, mi si blocca. Non so, Disc, fai qualcosa. Un momento, forza di allarme. Oh no, aspetta. Oh, un momento, il forte di Alara, che è la mia collega, potrebbe tornarmi utile. Pensandoci meglio, persino la retroconoscenza è inutile se non la usiamo sulla scena del crimine. E se chiedessi aiuto ad Alara, mi indebiterei ulteriormente, non me lo posso permettere. So. Ma so chi puoi usare. Il tipo quello che si camuffa. Come posso fare? A chi altro potrei chiedere? Al ragazzino, in effetti. A lui e a Desuigo, perché dovrebbe trasformarsi in una ragazza, in effetti. Sì. Vivian non sappiamo niente ancora di Vivian. Lui non sappiamo niente. Fubuki manco, quindi. Se è casino e combina questo. Giusto, il forte di Desuigo. Se si camuffasse come un docente, una ragazza, sarebbe facile indagare. Tra l'altro gli piacciono pure le ragazze in maniera inopportuna a quell'arte. Se vuoi intrufolarti in un istituto di sole ragazze, oltre a essere un impostore, sei anche un pervertito. Non ho ancora deciso di intrufolarmi, chi lo sa, magari riesco a ottenere un'autorizzazione. Ma dovrei comunque chiedere a Desuigo, anche se non so se mi aiuterebbe. Non ci importa il gozzo. Aspetta però, se decidessi di chiedere aiuto a Desuigo, non saprei dove cercarlo. Djokovic. Magari in giro per la città camuffato da qualcun altro. Chi lo trova più a questo? No.
faccio un software di, sì, un di software voce di IA per compagni, per mettere la mia voce al posto delle vostre ragazze. Ricordo che ha detto qualcosa su un sacco di ragazze carine di Set Gim, ma perciò potrebbe essere lì. Se diciamo di intrufolarsi in una scuola per ragazze, impazzisce quello. Capito. Esce il sangue dal naso come nei cartoni. È vero, me l'ho scordata sta cosa. Allora, dammi un secondo che io chiudo la finestra, accendo un po' un attimino il dehumidificatore perché mi sto decomponendo, non so perché. Decomponiamoci tutti. Arrivo. Esatto. Sono tornato fino a distretto di Ghim. Dove è andato Desuiko? Ha detto che è andato a rimorchiare, o meglio a chiedere informazioni in giro. Ma ha parlato di bambole, oddio. Credo che andrò in giro per scoprire se ha parlato con qualche donna. Desuiko. Trova Desuiko, quel detto piccoletto. Desuiko dovrebbe essere da qualche parte a Ghim. Chiede alle persone della zona per raccogliere informazioni e trovarlo. Usa indizi raccolti e parla con la persona che potrebbe essere Desuiko, perché lui probabilmente è trasformato, che lui c'ha il potere di trasformarsi in altri. Che possiamo chiedere? No, secondo me. Facci investire. Allora, c'ho delle persone a cui parlare, questo qui. Se non hanno missioni secondarie. Chiedo scusa, vorrei chiederle una cosa. Qualcuno qui intorno ci ha provato con lei, bello. Sì, allora, lo conosci per caso? Sì, hanno i poteri. Sì, hanno i poteri. Solo che lui... Ok, home. Buono. Lui, il collega questo qui, che è un ragazzino come lui, può camuffarsi. Invece, noi ancora non sappiamo il nostro potere. Ma sono... Sì, più o meno lo sto cercando. Vorrebbe descrivermi il suo aspetto? Ma non era interessata, quindi non ricordo bene. Credo che indossasse un grande impermeabile rosso e dei jeans blu. Dopo che l'ho respinto, ha attraversato la strada. Probabilmente ora ci sta provando con un altro. Un impermeabile rosso e dei jeans blu. Avevano qualche disegno insolito? Ora che ci fai pensare, l'impermeabile aveva una linea bianca dietro. Capisco, grazie. Non so come dirtelo, ma penso che dovresti scegliere meglio i tuoi amici. Ok, ci penserò. Guarda, gli è un collega. Allora, qui ci sta un altro. Mamma, voglio mangiare il ravioli di carne! Anche noi. Va bene, compriamone qualcuno anche per papà, torniamo a casa. Sì, facciamo così! Guarda il tipo che vende i ravioli, che essere minaccioso. Mamma mia, inquietantissimo. Sì, c'ha pure le cose della setta là. Cioè. Donna. Non posso passare qui, è limitato, perfetto. No, ci sono le strisce. Don't do, no, qui. Okay. Ah, figo così. Mm. Ah, lei... Ah, no, questa. Scusate, sotto chiedo. Ok, chiedo scusa, vorrei chiederle una cosa. È venuto un tizio a provarci con lei? Sì, lo conosci? Sì, lo conosco, lo sto cercando proprio ora. Si ricorda com'era vestito? Credo indossasse gli stivali neri. Anche... mi dispiace, non ricordo. Sì, infatti, smeriglio. Hai capito, Disc, come è futuristico questo posto? Se avessi qualche accessorio addosso, credo l'avrei notato. Capisco. Quindi non indossava accessori. Sa da che parte è andato? L'ho ignorato e se n'è andato. Credo sia entrato in quel vicolo. Qualche altra cosa? È tutto, grazie per il suo aiuto. Va bene. In un vicolo, ha detto, qua? Sì. Ci ha provato con questa, sicuro. I miei capelli si stanno già increspando. La odio questa pioggia. Chiedo scusa, ha visto un uomo parlare con la gente qui intorno? Allora, ditemi come devo interpretare donna con i capelli lunghi. Vabbè, come la donna? Non c'è nessuno, sì. L'altra era malinconica, composta. Sì, un tizio mi ha chiesto che tipo di uomini mi piacciono.
Lo sto cercando. Si ricorda che aspetto aveva? Indossava un impermeabile rosso. Vabbè, ormai e... Credo che indossasse anche un dolce vita nero. L'ho mandato via, così si è incamminato verso il ponte con il metallo del cappotto che tintinnava. Capisco, grazie. Se lo conosci, puoi dirgli di smettere di importunare la gente? Sì, sì, certo. Certo. Allora, vabbè, ormai abbiamo capito come... Questo? Questo. Sì, infatti. Molti più... Ah, proprio come pensavo. Non ti piace. Ah, è uno spacciatore. Che diavolo vuoi? Ho da fare. Chiedo scusa. Non volevo disturbare. Me ne vado. Ehi, aspetta. Vuoi comprare fiori? Fiori? Quei tizi della Kamasaki non frega niente dei bouquet. Quindi sei un fioraio. Ma non sembra. Scappa, scappa. Madonna, ce n'è un altro. Allora, l'impermeabile verso il ponte. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Impermeabile rosso, dolce vita nero. Stivali neri. Quanti saranno? Cioè, questa descrizione. Quello è il ponte? Questo non è. Ponte, sì, dovrebbe essere qua, però non vedo nella mappa, non c'è niente. Nella mappa non c'è segnato, però, quindi da st'altra parte perché era bloccato, quindi secondo me sta qua. Ah, sì. Che sta a fare questo? Ecco. Ecco l'impermeabile rosso. Che stanno a fare sti due. Che poi sono quasi uguali in effetti. Ah, però striscia bianca. Ehi, questo passo di danza sì, è facile. Mantello, sì. Fiori speciale, sì. Che cosa vuoi? È De Suico? Sì, dolce vita nero, dai, sarà lui. Credo di sì. Esamina le informazioni raccolte. Esatto, la fiore di prima, uomo agile. È tuo. Se ricordo bene, la persona che sembra essere De Suico ha un impermeabile rosso, un paio di jeans blu, ci siamo. Una linea bianca sul retro del cappotto. Ok. Stivali neri. Sì. Sì. Nessun accessorio. Un dolce vita nero. Hanno messo quelli simili che se in caso non ti ricordavi una cosa. Sì, un metallo tintinnante sul cappotto. Boh, c'è stato. Allora ce n'è un altro rosso come lui, Vogliamo andare a vedere prima. Andiamo a vedere gli altri prima. Questo. C'ha pure. Sì, c'ha pure la collana questo. Però non c'ha niente di metallo sul cappotto. Ma c'era sul petto. Gli altri sono. Ma sarà quello, raga, dai. Cioè questo e quello. Allora sì, c'è due, ce ne so. Hai bisogno di qualcosa? Ah, non deve avere accessori. Ok, ok, mi muovo, brava. Allora è quell'altro. Quindi quella tintinnante saranno le borchie che c'è nel cappotto. Non è il dolce vita quello, non c'aveva. Questo ce l'ha. Ok. Questo pezzo di danza è facile. È questo, basta, ho deciso. De Suico? Hai detto De Suico? Ho sbagliato persona? Ah, lui. Infatti. Nazione, tra tutti è stato il pivello ad accorgersi del mio camuffamento? Ah. Grazie al cielo, era davvero De Suico. Ok. Assunto per risolvere il caso. Cosa vuoi da me, pivello? Non dirmi che sei venuto per riportarmi all'agenzia. Ehi, nessuno può mettermi in guinzaglio, sono uno spirito libero. Vuoi dirmi cosa devo fare? Avanti, provaci. Non sono qui per questo. Mi servirebbe il tuo aiuto per una cosa. Il mio aiuto? E per cosa? Beh... Racconto. Riassuntone.
Allora, cosa ne pensi? Sarebbe troppo difficile? Felicissimo, miglior caso ever per lui. Sì. Non so troppo dove ce l'aveva. Ce l'ha dentro a quella borsa. Una scuola di sole ragazze, eh? Queste parole sono un toccasana per la mia anima. Mi sento già migliore. Meglio, immagino. Bene, sarò felice di aiutarti. Detective Superstar al tuo servizio. Davvero mi aiuterai? Oh, ma certo. Siamo o non siamo soci? Fratello, parliamo da vecchi amici, quali siamo? Ok. Comunque, c'è ancora tempo prima che finiscano le lezioni. Andiamo a mangiare qualcosa. Addirittura, grandi amiconi. Non ci credo. Volevo dire, sei sicuro? Come sai, sì. No, fare i complimenti. Seguimi, più bello. Comodo lo zaino, sì. È tipo quelli che vanno alle fiere che hanno i zaini per mettere i giochi da tavola, no? Giganteschi. Dimmi, che odore c'è nella scuola per ragazze? Sì. Avanti, dimmelo. Guarda che faccia la maglielino. I secondi fondi di Gesù Ingo non sono poi così secondi. Che schifo. Voi umani dovreste estinguervi. Esatto. Ora è trovato le sue, non ci rimane che andare di su, non andiamo a mangiare prima. Andiamo alla scuola. Proviamo a mangiare prima, vediamo se c'è qualcosa. Dove? Dove che mangi? C'era il coso. Ho visto due segni. Vediamo un po'. Ah, il coso lì, vabbè, ormai è andato. Non penso che cambia come Baldur's Gate ogni scelta che fai. Ormai io immagino qualsiasi gioco. Sì, ormai io confronto qualsiasi gioco con Baldur's Gate ormai. Copriamo tra noi una delle opere inscenate a capire te è un mistero con le 5 donne uomini sono coinvolti in una serie di vicini l'articolo è colpevole di nascondere il pubblico. Ah, interessante. Ok, proseguendo, sarà impossibile tornare qui per un po' di tempo. Inoltre, non si potranno accettare altre richieste e quelle in corso resteranno risolte. Ci sono delle richieste, ma che me importa. No, abbiamo parlato con gente, ma non ci hanno dato missioni. Forse stanno da altre parti, però non fa niente. Stiamo a fare tutte le missioni secondarie e finiamo più. La trama cicciona, vogliamo la trama. Vogliamo fare le cose importanti e vogliamo portare i fiorellini alla nonna. Anche il sangue dal naso profetizzato, ecco. È pieno di studenti, sei giovani carini. siamo in paradiso. Siamo la ciccia. Cheat. Forse non avrei dovuto portarlo qui. Ecco. Oh, Yuma. Chi è lo stalker? Yuma-san, io sono andato in carmentarietà. Sei davvero tornato? Lo zaino di globo. È vero. Ero così nervosa durante le lezioni al pensiero che mi avresti dato bocca. Aspetta, devo dare 50 punti a miei 4 amici live e vedere quanti punti ha. Soprattutto ad 4 amici in live 50. Lo vediamo quanti punti c'è adesso. Solo 5,60. Incredibile. Sembra Gollum da come si muove. Un giorno diventerai VIP anche tu. Non ti diventerai mai nasso così. Ho intenzione di andare fino in fondo a questa storia. Sapevo di poter contare su Master Detective. A questo proposito, ascolta, in realtà ancora insisto sta storia. Aspetta, io. C'è un tipo sosspetto alla Gollum che ci osserva. Ecco. Una persona sospetta laggiù. Oh, quello è il mio senior. O potete definirlo un amico, a quanto pare. Eh? Anche lui è un master detective? Ma che faccia?
Tra l'altro io d'inverno mi vesto praticamente come lui, con i pantaloncini e il pinocchietto, la felpa e la giacca. Ecco, perfetto. Fatti una domanda e datti una risposta, insomma. Sì. Si sta preparando a usare il suo forte, credo. Ok, Master Detective. Che succede? State parlando di me. Che è un maniaco. Oh, tu devi essere Kurumi. Yumi mi ha parlato tanto di te. Io sono il Detective Superstar Desuico Tuberbo. Posizione di Cristiano Ronaldo, pare quasi. Wow, piacere di conoscerti. Ah, di Pogba, scusa, ma Cristiano. Vorremmo capire qualcosa in più su questo caso. Se possibile, vorrei vedere dove è accaduto il fatto. Pensi di poterci far entrare? Si umma. Oh, va bene. Quindi iniziate già a indagare. La dub, sì. Vorrei sottolineare non la web, ma l'ho fatta. Si dice la dub o la dub? Come si dice? La dubstep. L'accesso alla scuola è complicato per un esterno. Neanche i familiari sono ammessi senza autorizzazione. Oh, bene. Sembra che state già in difficoltà. Dub, ok. Fortunatamente ci sono qui io a salvare i miei cuccioli indifesi. E guardate. Oh, addirittura il video. Attenzione, video per noi in CGI. Anche lui. Ah, anche a lui può trasformare. Ah, ho capito sta cosa. Cosa staranno facendo dentro quello zaino? Sarò gentile, gli ha detto. Che cosa sono diventate? Ma si trasformano proprio. Dio. Lui è traumatizzato come sì. Se fosse successo. A me non gli assomiglia, quell'altro può dire. Per l'altezza riesce a cambiare. Cioè, guarda come cerca di coprirsi. Ah, è professoressa, so. Sì, si escono da lì, esatto. Sono io il detective superstar Desuico. Perciò la bella ragazza accanto a te è Yuma? Perché io? Davvero le stesse persone? Non vi siete scambiati con qualcun altro? Kurumi, se qualcuno ti parla mentre torni a casa, non dargli retta, ok? Ma è insegnante. Scherzavo, questo è il mio forte, il camuffamento. Ho memorizzato l'immagine della tua insegnante quando le sono passato accanto. Invece io cosa ho memorizzato? Incredibile, perciò questo è il forte di un master detective. Forte, vero? Cioè. La mia voce non è irresistibile. Sentiti pure libera di essere mia fan. E se vieni all'after party, posso bisbigliarti carinerie all'orecchio se vuoi. Già andata via, rente. Yuma, sei adorabile! Sembreremo due amiche quando andiamo in giro insieme. Cito le ortolani, le lezioni come le umane, ma con una marcia in più puoi vedere la leva del cambio. Ho sentito questa citazione, infatti. L'umano. Le lezioni come l'umano è una marcia in più. Vedere la leva del cambio. Perfetto. Le elfe. Adesso in realtà lei è il villain finale. Sta tenendo tutte le informazioni e distrugge. Infatti, guarda che sto gioco. Giocano molto su sti plot twist. Io metto col terrore. Ah, ecco. Ecco. Qua c'è il correttore, ho capito. Oh, ma da umana elfe. Ehi, tienila lontana da me, non voglio una racchia dal seno piatto come amico. Però non dovremmo avere problemi, entriamo. Ah. Ho l'indagine sotto copertura. Quella è scammata, no, non fa niente. Tutte le voci femminili, quindi. Ricordati di andare dritta a casa. Oh, mega zaino ancora. Certo, ti puoi camuffare, ma il mega zaino te lo devi portare appresso, capito? Ok, ci siamo infiltrati.
Eiko è saltata giù dal tetto di questo edificio. Saliamo a dare un'occhiata? Chi le dici di andare al club di teatro prima? Stanno per fare le prove sul palco della scuola proprio ora. Questa scuola ha anche un teatro? Già, se andiamo lì puoi vedere com'è il club, com'è il club che frequentava Eiko. Diamo un'occhiata finché possiamo. Occupatevene voi, io vado a controllare un po' in giro. In giro? Non vieni con noi? Do troppo nell'occhio con questo zaino, prima devo nasconderlo in un posto sicuro. Vabbè, senza zaino rimarranno così per sempre. Non pensate a me, fate ciò che dovete fare. Ti ho lasciato campo libero, ora vi devi andare a segno. Ci vediamo dopo, fratello. Il capelliccio. Mi sa che sta fraintendendo la situazione. Non so se è il caso che se ne vada in giro da solo. Andiamo, Yuma-san. Oh, un momento. Hai un nome da ragazza ora? Yumina. Yuma andrà bene. Yuma. Tanto Shinigami che dice non ci sopporta. Come fa a segnare? Dai, che stai dicendo, Disc? Mamma mia. Vergogna. Basta. Vergogna, basta. Non avrei più la moderazione da questa cosa. Il teatro da questa parte, Yuma-chan. Giunta. I capelli come si muovono. Ci ho messo il gel. Oh, ecco la mia. Sembra. Lo sai, sembra. No. Il palazzo. Uno dei palazzi del Gemelli dove fanno i congressi. Bene. Non hai più battuto questa cosa. Bravo. Questa è una. Cioè, un canale family friendly. Neanche parolacce, non ho messo doppi sensi, parolacce, bestemmie, non ho permesso niente qui. Family free. Family free. Family free pare non ci possono stare. Cioè. Allora, io regalerei 50 punti a chi riconosce la musichetta che c'è sotto. Io non la riesco a sentire la musichetta. Non sento niente. Non sento nulla purtroppo. Oh. Si sente in live? In live la sento. In questa scuola diamo molta importanza al club del teatro. Organizziamo 4 spettacoli all'anno e a volte vengono a vederli anche persone esterne della scuola. Anai, guarda, non offre molte forme di intrattenimento, per cui il teatro nella nostra scuola è molto popolare. Ma le voci si sentono, le voci, se no provo a alzare un pochetto. No, è molto bassa la musica, però insomma... Alzato un pochino. Ecco perché il ruolo di protagonista è tanto ambito. Chi è star del club di teatro lo è anche di Kanai World. Perciò non è un semplice club scolastico. Non è una semplice esperienza adolescenziale. Tutti competono come se la loro vita dipendesse da questo. È stato sicuramente qualcuno del club di teatro, ovviamente. Molti di loro vengono da famiglie ricche e influenti e si fanno vanto della loro condizione privilegiata. Mi sembra di capire ci sia sempre una grande tensione. Sul palco però mostrano solo il loro lato garbato e nascondono le loro vere emozioni. Da fuori invece entriamo. Ah, vi do un indizio, è musica classica stile Hubert, stile che indizio Liz. Siamo tutti così impegnati che non si accorgeranno neanche che stiamo entrando senza autorizzazione. Dottore Doc, grazie per il level up. Dopotutto, come va, dottore Doc? Le prove. Vai. Sì, non va. Ah, ero io, ero Makoi. Lasciano il sipario aperto e permettono alle persone di guardare. A breve dovrebbero arrivare altre studentesse. Non sono abituato a questo tipo di atmosfera, mi innervosisce.
Perché ti senti nervoso se non devi neanche salire sul palco? Mi sta guardando Dottore Doc. Come stai, Dottore Doc? Benvenuto, Dottore Doc! Siamo qui solo per scoprire la verità sulla morte di Aiko. Teniamo gli occhi ben aperti. Oh, non è così che ci si rivolge a un master detective. Scusami, sto iniziando a trattarti come se fossi un'amica. Allora, tutto bene, dai, posso vedere se c'era Baldur, ma questo simil Danganronpa è sempre male. Infatti sono gli stessi autori di Danganronpa, è rimuto per Baldur, e ti becchi invece il gioco nuovo dei creatori di Danganronpa. Ma è tanta gente conosce Danganronpa, lo devo portare prima o poi. È vero? Sì, lo porto... se no, i disegni sono uguali perché sono loro. Sono proprio loro. So. Se vuoi, se ti va, puoi recuperare anche tutte le live che ho fatto, ce l'ho su YouTube, eh. È un bel gioco, veramente bella trama. Notturno di Chopin, dice Momo. Brava, Momo. Mamma mia, Momo. Brava. Aspetta, confermo perché poi magari mi confondo, però dovrebbe essere quello. Nessun problema, aiuta a camuffarmi. Mi trattengo, aiuta. Quindi va bene se sono più amichevole. Se non ti dispiace, allora non mi trattengo. Sì. Bravo, sì, confermo, notturno di Chopin. Vorrei che fossi morto. Ti auguro di morire in un lago con i piedi che spuntano dall'acqua. Mamma mia. Sono tutte e quattro. Ah, quindi quattro sospettate. Tutte e quattro, cosa intendi dire? Le quattro ragazze che fanno parte del club di teatro e che penso siano coinvolte nella morte di Aiko. Il disco sta lottando con Twitch, intanto. Vedi, sono lì sul palco proprio ora. I due in costumi che sono sul palco sono le protagoniste di questa rappresentazione. La biondina sulla destra, che sembra la tipica ragazza aristocratica, è Karen. Quella a sinistra, dall'aria sfacciata, è l'altra protagonista, Waruna. Senti cattivo. Sotto al palco c'è la studentessa migliore della scuola. Cattivissima questa. Solo con l'occhio da matta questa. Mentre quella dall'aria riservata con la giacca a vento è Kurane. Perché sospetti loro quattro? Perché? Se viene Yuri in vocale? C'è un SO a Yuri, è tornato. Yuri, ti vedo diverso, ti vedo. Non so se hai notato. Wow, attenzione! Favori punti, sta guardando. È incredibilmente bella per essere una studentessa del liceo. Io vedo delle statue in questo momento, perché? Non si sta funzionando Twitch. È stata questa, facile, quale? Questa qui, la prosperosa. Una cosa simile. Non appena Aiko è sparita, non ha avuto problemi a rimpiazzare. Ah, ok, è vero, so. Vabbè, non ti preoccupare, Yuri. Rimani allora in lurcheggio. Facile, allora, facile. Dopo passo, Yuri. Non ho ancora messo il follow, ecco. Ah, perché il follow l'avevo messo a quelli del manga, capito? Allora, non c'è più bisogno dei punti ormai, Yuri. Non c'è più bisogno. Tutto bloccato. Che connessione c'hai, disk? Scusami. Tutti questi problemi. Una particolare passione per la recitazione, non sembra interessata a stringere amicizie. La si potrebbe descrivere come una tipa poco collaborativa, che pensa solo a se stessa. Disk. Perfetto. Ah sì, suo padre è un pezzo grosso del mercato immobiliare e ciò la mette sotto ulteriore pressione. Stavo leggendo la chat. Sì, infatti io chiedo, ma dicono di no. No, sicuramente sta rientrando doppia. Posso abbassare un pochino a scuba. Allora, se alla fine se avete sentito. No, so io, senza cuffie, rientri nel mio microfono. Yuri, che è un grandissimo streamer, non come i miei follower. Pensi sia per questo che ha fatto fuori Aiko per diventare la protagonista? Detesto doverlo dire, ma credo che sia possibile. Vero, Rob. Puoi venire adesso?
Aspetta, voglio rileggere un attimo cosa. Perché penso che è questa. Ecco, mi parte il lurk di Yuri. Yuri, pure tu, però, saboti. Allora, guarda, carina. Ah, l'ha rimpiazzata lei, ok. L'ha rimpiazzata lei. Quindi per questo è sospetta. È innegabile che questa Karen ha proprio una grazia stupefacente. Ma quell'aria severa che ha in viso rivela i suoi veri sentimenti, secondo me. Sono sulla strada giusta o sono finita nel posto sbagliato? Riesco quasi a sentire i suoi pensieri, in un certo senso molto simile a me. Perché? Ma, E in che modo sarebbe simile a te? Non mi sembri un tipo molto elegante. Ho finta di non aver sentito. L'altra protagonista, Waruna, è il tipo di persona che fa solo ciò che le va e ha le sue condizioni. Ma riesce a recitare qualsiasi parte come un vero portento. Secondo la critica, deve ancora affinarsi, ma non sembra l'interesse il parere degli altri. Addirittura la critica. Perché sospetti di lei? È una che non si ferma di fronte a nulla pur di raggiungere i suoi scopi. Non le interessa cosa pensano gli altri. Come potrai immaginare, è sempre in conflitto con qualcuno. Ma non accetterebbe mai di essere sconfitta. Mai. Ecco perché tutte le altre la temono e lei parla solo con le poche ragazze che la seguono sempre. Riko si è mossa contro una ragazza dalla personalità così aggressiva. Sta dicendo che non sarebbe proprio così improbabile che possa aver preso delle misure drastiche. Forse non arriverebbe a tanto, ma se pensa a come è diventata una delle protagoniste, mi sembra sensato sospettare di lei. Caccia il coltello. Quella sotto al palco è Yoshiko. È un'attrice, ma stavolta guida i macchinisti come assistente alla produzione. Io gelosona. Tutti parlano di come Karen sia destinata a diventare la prossima grande star. Ma c'è sto petto rosso sangue, mamma mia. Ma all'interno del club di teatro, Yoshiko è molto più popolare. Per lei il team, Taro Team, conta molto più dell'individualità. È una studentessa moderna. Questa c'ha proprio l'occhi... L'occhi da demoniaci questo. Eve, il club del teatro funziona solo grazie a lei. Eve è troppo gentile. Ah, sì. Pensi una persona come lei possa aver ucciso Aiko? E Yandere, sa. Personalmente non sospetto molto di lei. Ma Aiko era la leader del club. Dopo la sua morte, Yoshiko ha preso il suo posto. Credo fosse l'unica in grado di prendere il posto di Aiko. Forse Yoshiko sentiva che Aiko avesse ciò che pensava fosse suo di diritto. Ma pensi che sia un motivo valido per uccidere qualcuno? Sì, la maratona, Nerjo. Come stai? Fate un messo a Nerjo che è tornato, per favore. Ciao, Nerjo. Conosci Nefjo? No, sto andando a mettere... Subito. Un buon Nefjo. Ah no, invece okay, già lo seguivo. Vabbè, però non mi è mai capitato di entrare nella sua live, purtroppo. No, mi ha ripreso da poco, stavo in vacanza. Ah, ok, allora mi sento meno... Kurane. Quella dietro le quinte con la giacca a vento e alle luci perché l'hanno scelta come protagonista. Non l'hanno scelta come protagonista. Coraggio. Ma se parliamo di talento per la recitazione, è una delle migliori. Coraggio. Certo, la sua tecnica è un po' diversa, come se fosse l'unica adatta a fare ciò che fa. Una personalità un po' cupa. Forse nessuno sa davvero cosa pensa, per cui è spesso da sola, anche a lezione. Bene, mi sento anche il caldo. Hai capito? Sospetti anche di lei? Ha sempre puntato al ruolo di protagonista. Inoltre, è impossibile sapere cosa le passa per la testa. Perciò pensi che potrebbe aver sempre odiato Aiko e abbia voluto toglierla di mezzo in quanto rivale? Forse. Ecco perché la considero tra i sospettati. Non lo so.
Capisco, allora abbiamo le protagoniste Karen e Waruna, poi Yoshiko, leader del gruppo, e infine Kurane, quella particolare. La stranilla. E secondo te Kurumi sono tutte sospette? Sono certa che si arrabbierebbero molto se mi sentissero, ma secondo me sì. Anche se sono tutte e quattro rivali, prima non erano particolarmente ostili le une con le altre. Tuttavia, da quando Ika è morta, hanno iniziato a litigare per il ruolo di protagonista. Ora si rivolgono a malapena alla parola. Ha fatto tutte e quattro insieme. Addirittura, in effetti, la cosa è un po' sospetta. Come ho ottenuto tutte queste informazioni, Kurumi? L'ho uccisa io. A essere onesta, mi sono iscritta al club di teatro dopo la morte di Eiko, nella speranza di scoprire la verità. Sei davvero determinata, eh? Non mi arrenderò finché non scoprirò la verità sulla morte di Eiko. La perdita della sua amica l'avrà sconvolta, eppure ha trovato il modo di andare avanti. Tutto questo solo per scoprire la verità. Lo capisco, a volte la ricerca della verità può essere il motore che ti spinge ad andare avanti. Eccola, eh. Devo fare tutto ciò che è il mio potere per aiutarla. Devo scoprire la verità su questo caso con felicità incredibile. E perché sta parlando da lontano con lei, non posso sentire. Però considera che la verità a volte ti fa venire voglia di ammazzarti. Smettila, e anche se fosse così, se lascio che la verità rimanga sepolta, potrebbero accadere altre tragedie. Ecco che voglio aiutarla a scoprire cosa è successo, il mio dovere di detective. Il fantasmino la sta solo accompagnando perché l'aiuta a risolvere i casi, teoricamente. Voglio smetterla di pensare che i detective... No, vuoi smetterla di pensare che i detective siano eroi? In ogni caso, col gelato. In ogni caso, non voglio avere niente a che fare con questa storia, quindi fai come vuoi. Per essere una che non c'entra niente, ne hai di cose da dire. Ah, sì. Oddio. Teatrante allegra, bella. La faccio io. Siamo a corto di personale, per cui ci farebbe comodo un po' di aiuto dietro le quinte. Ti dispiacerebbe darci una mano? Ma una è morta, giustamente. In realtà... Non preoccuparti, Ormeo, serverò il palco da qui. Già imparato stordiraccio. Questo mi posso avvalere dell'ospitalità, cioè? Per regalare 10 punti a Roberto. Sì, devo regalare 10 punti a Roberto, 10 sono pochi. Sì, per la battuta facciamo sullo stordiraggio. Facciamo 50. 50, no? 50 va benissimo. Anche Scuba ora ha dei punti, se lo fate ridere. Sì. Sono 28.000 punti. Ha imparato lo stordiraggio, era speciale. Sì, diciamo di sì, diciamo sospettissimo, di sì. L'ammazzeranno a questa. Quanti 28.000 fresca. Vabbè, è moderatore da una vita. È stato il mio primo moderatore, Roberto. E ancora è qui. Attenzione. Questo è amore, eh? Mm. Questo è amore! Questo è vero amore! Ecco, un bel lampadario da far cascare in testa. Oddio. Ah, no, perché c'è le prove. Ah, non lo aspettavo direttamente. Non c'è nessuno. Esatto. No. Ah, ma è lui. Oh, ciao a tutti, grazie per essere venuti qua dopo la scuola, nonostante tanti impegni. Prima che il club del teatro inizi il suo spettacolo, volevo farvi ascoltare una cosa. Si tratta della mia canzone di debutto. Ho fatto moltissima pratica in attesa di un'occasione come questa. Ci siamo, datemi le luci! Che vuoi spannare sempre?
Intonato. L'insegnante, fanno così. No. Sparito. Ho smesso di giocare a Fall Guys, è importante. Ma quella dietro chi è? No, è una sfigata, come noi. Come ti è venuto in mente, Tesuigo, e se scoprissero il tuo camuffamento? Avanti, amico. Cosa c'è di male a divertirsi un po'? Una star non perde mai l'occasione di salire sul palco. Un assassino dietro, penso. Mi prendi in giro, anche se il tuo camuffamento è perfetto, rischiavo troppo. Ti può rischiare se il camuffamento è perfetto. Cavolo, era la mia occasione per debuttare. Per debutto stellare. Comunque, lo spettacolo sta per cominciare. Sapevo che ti avrei trovata qua. Natasha. Sapevo che saresti venuta, Anatoly. Non sei cambiata per nulla negli ultimi 10 anni. Anzi, sei sempre più bella. Invece tu sei cambiata. Hai il viso segnato e un'aria severa. Rimpiango i giorni che abbiamo trascorso qui insieme. Allora il mondo splendeva dei colori dell'arcobaleno. Ma ora, il mondo che vedo è color crimson, macchiato dal sangue dei nostri amici caduti. Guarda, anche le mie mani sono macchiate di rosso. Eppure, tu sei rimasta pura, mutata, da quel giorno. Credi davvero che non sia cambiata? In verità, sono più prosperosa di prima. Ma perché sono cambiata, ho scelto di rimanere come ero un tempo. Capisco, questi 10 anni sono spazzino, un'eternità per entrambe. Keo, Van Gogh. All'interno delle alte mura bianche, una fontana limpida e fiori colorati decoravano il giardino. Quel giardino rappresentava il mondo intero per queste due giovani fanciulle. Si presero per mano e corsero per il campo di girasoli. Cantavano al cielo azzurro e indossavano questo, mi sa che è importante per le soluzioni del caso. Io sto a scirozia. Dio santo. Indossavano coroni tra i fogli bianchi. Che si erano regalati a vicenda. Due volte dovevo uscire. Il tramonto non era mai stato così dorato, persino le gocce di pioggia scintillavano. Il mondo era perfetto, tutto splendeva come il bagliore di un arcobaleno. O perlomeno questo era il mondo all'interno delle mura. Oddio. Le due sorelle, Anatoly e Natasha, erano principesse di un regno fondato 300 anni prima. Sin dalla nascita non avevano mai oltrepassato le mura del castello. Hanno trascorso insieme la giovinezza. Sorelle di sangue, hanno sempre vissuto una vita felice. Ma un giorno la loro pace cessò. Eccola, scoppiò una rivoluzione. Le forze armate presero il castello proclamando l'inizio di un nuovo stato. I reali che si opposero furono giustiziati e i loro corpi furono appesi in giardino. Bene. Tipo magri ancora dormiti. Che citazione sopraffina, no? Le mura del castello furono distrutte e i fiori calpestati. Anatoly e Natasha fuggirono dal castello durante la notte grazie ai loro servitori. Meno male. Oddio. Ma nel caos le due sorelle furono separate. Le loro mani si sfiorarono per l'ultima volta. Natasha era tenuta nascosta in un piccolo stato confinante. Grazie alla vecchia alleanza li univa, la principessa era stata accolta con enorme decoro. Tuttavia, Anatoly continuò a fuggire con gli altri membri della famiglia reale che erano sopravvissuti. Attraversarono la frontiera per fuggire agli inseguitori e cercare una terra in cui vivere in pace. Durante il viaggio i suoi compagni morivano uno dopo l'altro. Da allora sono trascorsi 10 anni. Sono stati 15 minuti. Importante, ricordiamoci sta cosa dei 15 minuti. Una esibizione molto intensa dal vivo. Non riesco a staccare un attimo gli occhi dal palco. E vabbè. Oddio. Oh, cosa? Che? Dove?
quella. Quella era Yoshiko, è la brava. Sì. Cioè, amica nostra. Ho impugnato una spada per la prima volta quando ho lasciato il castello. Ed è stata anche la prima volta che ho ucciso. Hai mai visto un soldato in punto di morte? Il sangue esce dalle ferite aperte e si sente solo il rantolo della morte. Gli uomini non fanno che parlare di onore e orgoglio, ma questi svaniscono sul campo di battaglia. In quei 10 anni Natasha era stata proclamata nuovo capo di uno stato e una nazione confinante. Va bene a questo. Sapeva che era stata scelta perché la sua discendenza avrebbe fatto sviluppare la nazione. Tuttavia, non aveva scelta se non permettere tutto ciò. Vai avanti, Gormì, dimostrate la mia potenza e vi contraddistingue. La mia missione vi ha già colpito e scontrato in eterno. Suisa di Gorm. Va bene. Anatoly, oltre bodybuilder, anche assassino, perché... Le tribù di guerrieri erano la regione. E una leader, ok. Ah, ok, qui scontrarono. La spada che ho imparato a usare per sopravvivere costituiva la speranza di molte persone. Per la principessa era tempo di lottare per conquistare il loro regno. Ma contro? Tutto ebbe inizio con il loro vecchio regno, ora dittatura militare invasa a nazioni che ospitava Natasha. Natasha dichiarò guerra, promettendo di riprendere il controllo del suo vecchio castello. Giovanna d'Arco. Approfittando dell'occasione, Anatoly radunò i popoli di quelle terre per tentare un'invasione. Insieme cavalcarono di... Ma questo non è preso tipo da un dipinto, sta figura. Insieme cavalcarono diretti al regno. Anatoly d'Arco. Inizialmente Natasha stava soccombendo, ma con l'intervento delle forze di Anatoly la situazione si ribaltò. I comandanti delle forze nemiche videro gli invasori circondare il castello. Sapevano di non aver possibilità di fuga e si resero subito. La guerra terminò in un sol giorno, è vero. Non male. La libertà, esatto. Eppure nessuno ha conoscenza dei 10 anni di sacrifici che questi due ragazzi dovettero sopportare. La famiglia reale fu ristabilita, ma la pace di un tempo tardò a tornare. Le forze di Natasha volevano il controllo del regno che avevano conquistato. Dall'altro lato anche il fronte di Anatoly bramava potere dopo aver dimostrato il suo valore in battaglia. Nonostante i due ragazze si fossero finalmente ricongiunte, le romane non si sarebbero più toccate. Il destino le portò a combattere una contro l'altra. Fa parte... Sei 30 minuti. 30 minuti. Ma secondo me è importante questa cosa dei minuti per sì, l'omicidio. Pure quella che è passata. Se continueremo a darci battaglia, verrà versato anche più sangue e la nostra nazione ne uscirà indebolita. Chi sarà la regina e terminare questa guerra? Fanno fuori qualcuno. Tornare a camminare mano nella mano come in passato. Lo so, sono pronta ad affrontare ciò che ci attende. Ecco perché ti stavo aspettando qui. Sguai nella tua spada, vediamo chi di noi è degna di diventare regina. Tua sorella. Non scherzare, Natasha. In ultimi 10 anni sei stata seduta su un trono vivendo da principessa. Non sei in grado di brandire una spada. Sto tremando, infatti. Rifiuto di macchiarmi le mani del tuo sangue, non potrei mai trovare la forza di ucciderti. Ma di questo passo la nostra nazione andrà in rovina. Subuai una spada, Anatoly. Natasha. E vabbè. Vai, fight. Vai un po' male la sinistra, comunque. Oddio. Sì. Ah. Ok. Venga, da lei. C'è qualcuno muore. Ti aspetto, Luci. Ho dormito tutto il tempo. Per cui era buono in ogni caso. Mamma mia, chiura. Bene. Stai parlando nel sonno, che strano. Un momento, perché perdo tempo a pensarci? Sta caduto. Luci sono accese di nuovo, lo spettacolo sta riprendendo. Ora mangiamo. Così. Sicuramente muore qualcun altro.
Lascia che ti passi il piatto. Oddio, oddio, oddio. Grazie, Anatoli. Piatto. Oddio, che è? Le due trascorsero un po' di tempo insieme. Leggi tu questo. Le due trascorsero un po' di tempo insieme per la prima volta dopo tanti anni. Tuttavia non potevano correre in giardino come facevano in tempo. Entrambe avevano sulle spalle il peso di decine di migliaia di vite. Ormai le ragazze non potevano più indossare una corona di fiori, una vera corona. Ma boh. No. Se potessi consegnarti il trono e chiudere la questione, lo farei senza pensarci. Il ruolo di regina si addice più a te, Natashia. Tuttavia, a sgozza. Ciò non potrebbe finire la guerra. Non porrebbe fine alla guerra. No, Rob. Come siamo arrivati a questo? Cosa dovremmo fare? Anche zio è interessato a come si evolverà. Natashia iniziò a piangere disperata mentre Anatoli l'abbracciava teneramente. Sarebbe meraviglioso se potessimo fuggire insieme da qualche parte. Ma entrambi sapevano che non era possibile. Dopo un lungo silenzio e un enorme conflitto interno, Natashia si alzò. Sapeva che non poteva andare avanti così, per la nazione e per loro stesse. Decise di seguire un'antica tradizione del suo popolo. Si sarebbero sfidate a un duello di calici avvelenati per stabilire la nuova regina. La roulette russa. 45 minuti. Ancora a noi sono passati. Perché voglio abbracciare Natashia, che si mette con lei. Non lo so, Può sembrare invece Anatoli. Ma c'è un vento, signor mio, ma... Lascerò che sia il destino a decidere chi sopravvivrà. Il tavernello. Ma fanno a sapere qual è avvelenato? Cioè, nel senso, vabbè. Sus. Molto sus. Forse è avvelenato il Kali. Ah, no. Sì, infatti. Stupida famiglia. Ok, non è uscito niente perché non è sincero. Scambiano dei calici finché non riuscirò più a individuare quello che contiene il veleno. Scusate, ma... cioè, è così anche zio è incollato lo schermo. Adesso quando avrai finito io farò lo stesso. Il duello dei calici avvelenati. Molto bene, lasceremo a decidere a Dio chi di noi merita di sopravvivere. Anche se forse sarà il dio della morte a rispondere. Mamma mia, che ansia. Chissà che sta combinando. Quella ha girato la schiena, ha fatto qualcosa questo. Sì, non si danno le spalle al pubblico. Infatti, capito? Se mi ha fatto qualcosa questo. Ma la critica c'è, cioè, ragione a dire che questa è... Ah, pure questa? Sì. Niente, allora è proprio così. Ci sono forse stato meglio in questo momento. Sono pronta. Io farei un pull. Chi muore... Allora te roba se puoi, no? Io dico quella blu. Ti lascio scegliere per prima. Io quella gialla. Io prenderò l'altro calice. Per me vale quella gialla. O entrambe. Sto al telefono, infatti. Non si mai usi quando servi. Non muore nessuno, dice Rob, ok. O può essere pure.
Natasha, promettimi una cosa. Ah, so io, promettimi una cosa. Se dovessi sopravvivere, promettimi di riportare la pace nel regno. Promettimi anche di essere più egoista nella vita privata, così troverai il tuo equilibrio. Anch'io ho qualcosa da dire, Natoli. Se sopravvivrai, indossa gli abiti adatti alla regina, non importa quanto li odi. Che consiglio di merda. No, non ti dice, capisci? È uscito. Beh, allora. Che ne so, stanno con questo bicchiere. Oddio mio. Eccala, quando ci serve video così muore qualcuno, raga, lo dico. Ecco, hai ragione, mente scuba. Attenzione. E ora noi facciamo... Ah, è molto brava come attrice. Beh, bello. Sei bravissima a recitare questo. Dottore ha visto tutto, cioè, vedeva l'ora. Sto fatto. Non vedeva l'ora. Ah, oh, signore. Che sa, due omicidi, che bello. Proprio il giorno che ci ha invitato questa, incredibile. Avevo ragione. Ah, secondo me è stata Yogi Shiko. Quella hai visto, c'era quella che sgattaiolava durante il... Sì, palesissimo. Si sta interrompendo la Switch. No, è diverso qua. È diverso, dottore. Mamma mia, tanto sangue ha sputato. Mi stai doppiando, scuba. No, abbiamo un insegnante. Ecco, insegnante. Mi stavo spiegando perché ho detto la parolaccia prima. Il nostro club di teatro è annullato, ripeto. Ci vicini di teatro, teatranto allegra, sì, molto allegra. È vero. Che sta succedendo? Incredibile! Se l'è perso. Che cosa è successo? Fa portare la rappresentazione? No, non penso. Penso sia successo per davvero. Quindi c'è un cadavere sul palco. Tesuhiko, questo è un lavoro per Master Detective. Dobbiamo fare qualcosa. No. Con i cadaveri non ce la faccio. Le facce delle persone morte mi terrorizzano. È stupido. Come fa a fare il detective questo? E il sangue, ma chi l'ha inventato? È tutto troppo impressionante, non ce la faccio con la roba troppo sanguinolenta. Stai scherzando, vero? Sei un master detective. Ma gli omicidi non sono il mio campo. Principalmente mi occupo di indagini sotto copertura e cose simili. E quindi quello lo faccio fare a te. Hai il mio permesso di analizzare la scena del crimine. Livello. Cosa? Io se non ho la mia abilità, che momento per portare la studentessa spaventata fuori di qui. Del resto, occupati di te. Ragazzi, state calmi, andiamo tutti nell'atrio in modo ordinato. Yuma, cosa faccio? È terribile. Stai calma, Kurumi. Non stavano recitando, vero? C'è nel copione. Karen ha davvero tossito sangue ed è morto per davvero. Si avrebbe mai pensato che potesse verificarsi un vero omicidio durante uno spettacolo teatrale? Prima Igo e ora Karen. Questa scuola è per caso maledetta? Si
si tratta di omicidio. Se i pacificatori vengono qui, lo tratteranno di nuovo come suicidio. Sì, sangue camuffato, videogioco, sì, sangue rosa. Mi serve il tuo aiuto, ti prego, occupati di questo caso, Yuma. Vuoi che me ne occupi io? D'accordo. Stai facendo di nuovo quello che dice lei? Beh, se vuoi entrare così tanto nelle grazie di quella racchia piatta. Gli occhi. Comunque, secondo me, Stagurumi non me la racconta giusta. Assolutamente no. Lo so anche tu che morirà, voglio dare un'occhiata alla scena del crimine. Comunque saranno guai quando arriveranno i pacificatori. Diamo un'occhiata alla scena del crimine prima di loro. Ok. Esatto, sì sì. Una scena di un teatro, di un'opera teatrale, e hanno messo il veleno veramente, roba, sì. Sì, sì, cioè, va bene. Devi dare la vita, vediamola, no? Da vicino, indagine. Facciamo questa indagine, sì, poi... Va bene. Io sto prendendo colpi. Ce la fai a fare l'indagine? Sì, sì, penso di sì, penso di sì. Non so quanto dura, solo questa indagine qua di questa, vediamo. Sì, questa. Vai. Non so se può tornarti utile, ma posso dirti ciò che ho visto? Sì, dimmi pure. Durante lo spettacolo stanno facendo dei lavoretti dietro le quinte. A parte i membri del club di teatro, non c'era nessun esterno in giro. Cioè, a parte Desuhiko che si è presentato all'improvviso all'inizio dello spettacolo. Dice Rob, non sto nelle telecamere di videosorveglianza, ma a quanto pare no. Nonostante una scuola di lusso. Ah già, mi scuso per lui. Beh, faceva parte delle indagini, no? Dopotutto dal palco si riescono a vedere tutti i presenti. Non è per questo che è salito lassù, per memorizzare i visi di tutte le persone in sala. Sì, sì. Penso volesse solo un po' di attenzione, ma te lo lasciamo. Dal momento che non ha visto nessun altro, le uniche persone sospette sono quelle del club di teatro. Sputerò a mente mentre do un'occhiata in giro. Ho già indagato su alcuni casi ormai, dovrei riuscire a cavarmela. Finora ti sei affidato disperatamente sulla sottoscritta. Vedo che non è più il tuo cervello a decidere. Gli occhi sono spalancati dal dolore. Il corpo è completamente immobile. Chiaramente morta. E questo ci siamo. Anche se nella recitazione ha mostrato varie espressioni, alla fine sul suo viso è impressa l'immagine della morte. Questa non è finzione, è stata vittima di una morte improvvisa e fuori copione. È stato il veleno a ucciderla. Così sembrerebbe. Non ci sono ferite, considerate le circostanze di aver bevuto il veleno. Questo caso sarà difficile da risolvere, non so nulla di veleni. Cosa? Un detective che non sa nulla di veleni, è la tua prima volta. Virginella. Che schifo. Beh, Pickford Detective, pervertito, inginocchiati. Chiedimi scusa e magari ti insegno una cosetta o due. Qualcosa del tipo: scusa, dovrei stare al mio posto. Non posso vivere senza di te, Shinigami. Sei stato ucciso, ignorato. Sei stato ucciso dal veleno che era in scena. Il veleno deve essere stato preparato altrove. Meglio tenerlo a mente mentre continuo l'indagine altrove. Non ignorarmi, razzani! Idiota. Non ha ferite superficiali, date circostanze, è probabile che sia morto per aver bevuto il veleno. Okay. Non ci sono ferite, quindi considerate le circostanze, sono certo che abbia bevuto il veleno. Ah, ok. Sparato sicuramente non puoi dirlo con certezza. Aiko da che già notte. Dopo Aiko è morta anche Karen. Potrebbe trattarsi di un nuovo di competizione per il ruolo di protagonista. Se così fosse dovremmo sospettare. Io penso che dopo due morti al club del teatro queste se ne vanno tutte come minimo, altro che il protagonista. Se così fosse dovremmo sospettare soprattutto dei rivali di carne. Yoshiko, Warun e Kurane sono rimaste in tre. È vero, vabbè. Sarà una di loro tre la colpevole. Devo scoprire se hanno fatto qualcosa di sospetto durante lo spettacolo. Kurumi era dietro le quinte tutto il tempo, per cui forse ha qualcosa sulle altre. Che chiede informazioni.
Siamo diretti da Yoshiko oppure sì, prima dell'incidente si trova Yoshiko cosa stesse facendo? Una Gengar, sì, una Gengar femmina. Non ho visto Yoshiko dietro le quinte. Forse era tra il pubblico. Oh giusto, a questo proposito. Durante lo spettacolo ho visto Yoshiko camminare per il corridoio della platea. Pensavo stesse tornando dal bagno. Ma poi non l'ho vista sedersi. E sono seduta tra il pubblico. Allora dove è andata? Buono. Interessante. Waruna. Kurumi, non ho dato niente di sospetto in Waruna mentre guardavo lo spettacolo da dietro le quinte? Sta sempre davanti, vuol dire qui. Quel che ho visto, Waruna. Ah, scusa. No, perché Waruna non era diversa dal. Ha ascoltato della musica fino al momento dell'inizio dello spettacolo. È così che si concentra. È uscita e ce la va a fantacalcio. Prima dello spettacolo si era per caso avvicinato ai calici alla bottiglia. Non l'ho osservata tutto il tempo, ma se si fosse avvicinata al set, penso che l'avrei notato. Capisco. Waruna è la persona più vicina alla vittima. Aveva più possibilità di commettere il crimine. Però come può aver aggiunto il veleno? Non può averlo fatto durante lo spettacolo, giusto? Un momento, ora che ci penso. Proprio dopo che sono spente le luci in quella scena, si è avvicinata alla mensola per prendere un piatto, ok? Era girata di schiena, per cui le sue mani non si vedevano, ma ha avuto a disposizione 2 o 3 secondi al massimo. Potrebbe aver versato nel bicchiere del veleno nascosto in quel lasso di tempo? Ha avuto altre opportunità dopo, sì, quando è girata. Ogni volta ha toccato i bicchieri e solo durante la scena in cui stavano mescolando. Ma è stata carne ad aver spostato i bicchieri, la bottiglia. Ma si ricorda tutto questo. Ed anche aver preparato la boccetta di veleno. Inoltre, dopo aver mescolato i bicchieri, è stata carne a scegliere per prima. Tenendo conto di tutto ciò, sarebbe stato molto difficile per Waruma avvelenare proprio Karen. Infatti non è stata quella, Roberto, secondo me. Anche se non ha fatto una reazione esagerata alla morte di quella. Che mi dici di Kurane? Ti è sembrata strana prima dell'accaduto? Non l'ho vista, ha lavorato di sopra tutto il tempo. Di sopra? O si stava occupando delle luci? Si stava occupando delle luci. C'è una passerella sopra il palco per sistemare le luci. È lì che doveva essere Kurane. Perciò non l'ho vista dietro di qui. Attenzione. C'è una ragazza che si occupa delle luci. Potrebbe essere utile chiedere a lei. Prima dello spettacolo non è andato niente di strano in Karen. Scuba. Scusami, mi ero perso che stavi leggendo tu. Okay. Forse era un po' più tesa del solito. Ha sgridato le matricole che erano in ritardo nel prepararsi per lo spettacolo e camminava avanti e indietro. Lo fa da quando è morta. Forse era stressata a causa della competizione per il ruolo da protagonista. Ma dal momento che è stata uccisa dopo Aiko, possiamo considerarlo un'altra vittima, giusto? Se sapeva che qualcuno la sta perseguitando, allora è normale che fosse psicologicamente instabile. Verso il bicchiere. A contendersi il ruolo di protagonista sono Yoshiko, Waruna e Kurane, ma sembra non siano sospette per ora. Hai intenzione di andare ancora per le lunghe? Sono stufa di giocare indovinelli. Ora che ci penso, è stato un momento durante lo spettacolo in cui le luci sono spente e tutta la sala era al buio. È possibile che qualcuno sia intrufolato sul palco e abbia messo il veleno nel bicchiere in quel momento? Esatto. Non ci avevo pensato, ma non credo sia possibile. Perché no? Il blackout è durato solo 5 secondi. Lo calcoliamo ogni volta per assicurarci che non ci siano errori. Avrebbero dovuto raggiungere il palco al buio, mentre il veleno e darsi in soli 5 minuti. Secondi. 5 secondi, 5 minuti. Mi sembra impossibile. Oltretutto nella fretta sicuramente tutti avrebbero sentito il rumore dei passi. Dalla base sarebbe impossibile, ma dietro le quinte? No, dietro le quinte sono sempre vari membri del club, me inclusa. ci sta la parte del labirinto dei misteri dove devi scegliere le prove al momento opportuno, Rob.
Se qualcuno fosse salita sul palco, le altre si sarebbero accorte. Possiamo escluderlo allora. Oltre che devi andare in giro a investigare. Tanto avrebbe più senso logico di te. A quanto pare sei inutile senza l'aiuto di qualcuno. Ok, quindi dobbiamo presentare poi queste prove a un certo punto del gioco. Va bene, se vuoi ci fermiamo qua. Ah, c'è il tavolo. Ah, vediamo il tavolo. Tre conte. Vabbè, si vedono al volo. In base al copione, questa boccetta deve contenere del veleno. Ma ora è vuota, è asciutta. Non sembra aver mai contenuto liquidi. Mi confermi che il veleno contenuto in questa boccetta non era reale e che era un altro effetto di scena? Certo, la boccetta è sempre stata vuota. I liquidi fuoriescono facilmente perché il tappo non chiude bene. Perciò non ci mettiamo neanche l'acqua colorata. Karen ha solo fatto finta di versare il veleno della boccetta nel bicchiere quando era sul palco. Ah, difficile pensare ci sia mai stato del veleno all'interno. Vuota fino all'inizio, asciutta, non mostra segni di essere mai stata bagnata. Che è il presidio di Manduria? Cos'è? Rob. Il presidio di Manduria è uno dei grandissimi vini pugliesi. Ok. I nuovi bicchieri sul tavolo, gli oggetti di scena usati per il duello dei calici avvelenati. Questo bicchiere sarebbe dovuto essere a testa in giù, sullo scaffale che è sul retro. Karen è la vittima, ma anche la persona che lo ha messo sul tavolo. Forse il veleno era già nel calice da prima. Ehi, per caso sei chi ha preparato questi bicchieri? Oh, le ragazze che si occupano degli oggetti di scena. Questa volta è compito delle studentesse del primo anno. Sai dove erano questi bicchieri prima di essere stati portati sul set? Gli oggetti di scena sono tenuti nel magazzino del club del teatro. Probabilmente anche il bicchiere era lì. Il magazzino del club di teatro. In tal caso qualunque membro del club di teatro vi avrebbe accesso. Stai dicendo che hanno messo del veleno vero nel bicchiere? No, ma pensavo fosse una possibilità. È anche vero che mettendo il veleno quando il bicchiere è già sul palco rischi di essere colto in flagrante. Se qualcuno ha messo quel veleno, l'ha fatto prima di portare il bicchiere sul set. Però nelle giornate delle prove generali gli oggetti di scena vengono portati fuori dal magazzino dopo le lezioni. Per cui il bicchiere sarebbe dovuto essere su quella mensola per tutto il tempo. Dopo le lezioni, questo significa che sarebbe stato ancora più difficile mettere il veleno prima. Da. Gli oggetti di scena e il set erano pronti almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Vai. C'è una bottiglia di vino sul tavolo. Karen ha versato il liquido da questa bottiglia e ha iniziato a star male dopo aver bevuto. È la sesta ora, ma stiamo finendo, Infernus. Inizia a star male dopo averlo bevuto. Ciò significa che il veleno potrebbe essere stato mischiato al liquido nella bottiglia. Questo non è vino, vero? Certo che no. È semplice succo d'uva. Sono stata io stessa a svuotare la bottiglia e sostituirne il contenuto. Hai fatto bene, Infernus. E tu, Kurumi? Dopo l'elezione e prima di incontrarti mi hanno chiesto di dare una mano. Dopotutto sono un membro del club. Se la bottiglia di vino, infatti, se quella di succo hanno sigillato quando è scambiato il contenuto. Sì, mi è stata data una bottiglia di vino chiusa da un membro del club. L'ho stappata e rovesciato il vino nel lavandino. Roberto. Stavo leggendo, sì. Roberto. È uno spreco, ma anche volendo non possiamo berlo. Che spreco. Stai seguendo tutto, Momo. Dopodiché ancora sono stata in cafetteria e ho comprato del succo d'uva. Naturalmente era nuovo e sigillato. In religioso silenzio. Ho versato il succo nella bottiglia e ho rimesso il tappo. Per finire, ho fatto il sondaggio. Ah, poi è morta. Mannaggia, Britti, mi spiace. L'hai lanciato abbastanza in fretta. Dicevi, mi fermavo. Davvero? Ma quando hai lanciato il sondaggio? Non ho visto proprio. Tu hai visto un sondaggio, scusa. No, da cellulare. Non mi sono niente. La bottiglia è stata poi messa sulla mensola con i bicchieri prima dell'inizio dello spettacolo. Quando l'hai chiesto, non ho visto niente. Esatto, Rob. Capisco. Aspetta. Ti è stato messo nel momento.
con tante persone intorno era impossibile aggiungere veleno alla bottiglia dopo era stata messa sul palco. Capito? Mi spiace, ma non ho visto. Qualcuno ha aggiunto il veleno, doveva farlo prima. Ok, 300 prove stiamo acquisendo, va bene. Sì, vabbè, queste ci fanno escludere. Ok, direi che possiamo fermarci qua. Mettiamoci così, così salutiamo tutti quanti. Vi ringrazio. Non mi uscito il sondaggio perché Twitch è un vomito, ok. Ma anche a me è uscito il buon sondaggio. È vero, strano. Allora. Posso consigliare un ride oppure bisogna spendere dei puntozzi? No. No, però teoricamente doveva esserci quelli del mago, ma non lo vedo, quindi puoi scegliere tu. Avrei fatto a lui. Ci sta il mio carissimo amico Serial Players dei Cavalieri. Ok, sì, 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 facciamo. Il quale stringiamo. Che stanno facendo Baldur's Gate insieme a Vale, che è sempre dei Serial Players. Andiamo. Sono due loro. Ciao Marco, grazie, grazie. Fai un ride a Seb. No, stiamo andando ai Serial Players. Puoi dirmelo prima. No, ma sei andato amici carissimi. Buonanotte, dottore. Grazie per essere stato con noi. Spero di ritrovarti sia su Baldur's che su Raincode. Mi ha fatto piacere. Io ringrazio ancora Taro, ringrazio tutti quanti. Chiedo scusa.